Bene, ieri la decisione dell'azienda di spostare la produzione a Villanova d'Albenga da Sestri Ponente. Siete 550 a Sestri, cosa vi aspettate da questa operazione? Esuberi e quanti soprattutto? Ma sicuramente intanto già il fatto che l'azienda ha detto che la produzione non verrà più fatta a Sestri, sicuramente questo è già un fatto molto grave. Sicuramente a questo sono convinto che sicuramente seguiranno anche degli esuberi, che molto probabilmente saranno tutti concentrati a Sestri Ponente. Si parla di 130-140 che dovrebbero rimanere tra manutenzioni e altri settori, quindi 400 a rischio. I 130 che l'azienda ha indicato sono quelli che lavorano al service center e che quindi dovrebbero in teoria rimanere lì. Per tutti gli altri sicuramente ci sarà da battagliare, sicuramente. E i 190 milioni di investimenti promessi, quindi è uno specchietto per le allodole? No, io credo che ci siano quegli investimenti lì, sicuramente ci sono e li hanno ricapitalizzato. Questo hanno, a mio avviso lo hanno dovuto fare perché le banche, che sono creditrici, gli avevano chiuso i rubinetti, quindi quella decisione lì è stata fatta, altrimenti l'azienda doveva portare i libri in tribunale.